Scusate il ritardo record, credo. Qui iniziamo, saremo quasi puntuali, forse alle 2 invece era l'una, ma comunque. Il workshop di questo pomeriggio si incentra su uno dei filoni della manifestazione che, come sapete, è incentrata, dedica e ruota intorno al tema degli algoritmi. Nello specifico, ciò di cui parleremo è quello che è stato definito l'algoritmo della politica, quindi le modalità con cui in comunicazione politica, essenzialmente nelle campagne elettorali digitali e non, vengono utilizzati modelli per segmentare l'elettorato in modo molto raffinato. Questo è il concetto di base su cui vi dirò qualcosa. Abbiamo pensato con Pierluca di strutturarla così, quindi un inizio in cui vi mostro la presentazione che ho preparato. Poi interverrà Pierluca e poi ci sarà una, diciamo, seconda fase più di scambio, di confronto, anche per rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. Innanzitutto, eccoci, due parole su di me perché, per spiegare perché sono qua a raccontarvi delle cose. Sono uno dei fondatori di Quorum, che è una società che si occupa proprio di politica, di ricerche di mercato, di ricerche demoscopiche e di formazione in questi settori. Quindi quello che facciamo come Quorum è fornire ai nostri clienti strumenti per analizzare il contesto e creare e diffondere il loro messaggio nel modo strategicamente più utile e più valido. E accanto a questo, che è il lavoro, diciamo, principale, il nostro gruppo ha un altro progetto che si chiama YouTrend, che alcuni di voi forse conosceranno. YouTrend è un magazine online che si occupa di analisi politica, analisi sociale, analisi economica attraverso, diciamo, la lente dei numeri. Prevalentemente politica, siamo uno dei soggetti, diciamo, che cercano, negli ultimi anni ne sono nati un po', noi siamo uno tra questi, che cercano di raccontare la politica attraverso i numeri come lente di interpretazione. Quindi sono due cose diverse che teniamo distinte, potenzialmente anche in conflitto di interessi qualche volta, per essere trasparenti, motivo per cui su YouTrend non trattiamo mai casistiche di cui ci stiamo occupando professionalmente come Quorum. E questa è una cosa a cui teniamo, non tutti peraltro nel nostro settore hanno le stesse preoccupazioni. Ecco. In questi anni ci siamo occupati di tante cose, qui c'è un problema di battitura che poi sistemerò, nel senso che accanto al lavoro sulla politica abbiamo anche lavorato con e lavoriamo con aziende, con istituzioni, ci occupiamo di formazione, come dicevo un attimo fa, nel campo soprattutto della comunicazione politica e della strategia. C'è David Mammano, che è uno dei alunni del nostro programma che si chiama Election Days, e insegno un po' di cose in giro. All'Università di Bologna ho un laboratorio sull'analisi qualitativa della comunicazione, cioè come usare forme qualitative di ricerca per impostare strategie di comunicazione politica. Ho un laboratorio in strategie elettorali a Torino, all'Università, Scuola Holden, e quest'estate ho coordinato la prima edizione di un corso a Londra, King's College, proprio su political communication e campaigning. Questo è un po' il quadro. Per dirvi chi sono. Detto questo, mi pare utile partire dalle basi, cioè partire dalla definizione di algoritmo. Sono colpevolmente arrivato in ritardo stamattina, quindi non so se nell'incontro di stamattina qualcuno dei relatori molto autorevoli che c'erano, ha spiegato il significato di algoritmo, ve lo chiedo. Hanno dato la definizione di algoritmo questa mattina, se qualcuno di voi c'era? No? Ok, quindi hanno dato, diciamo, per scontato che tutti sapessero cos'è un algoritmo. Riformulo la domanda: tutti sappiamo cosa significa la parola algoritmo? Più o meno? Ok, e come sospettavo e come è giusto che sia.
Io qua ho preso una definizione molto neutra, molto, per carità, basilare, quasi banale, dalla Britannica, l'Enciclopedia Britannica. La descrizione è molto lunga, però il primo capoverso dice che cos'è un algoritmo. L'algoritmo è una cosa molto, molto generale, in verità. Significa una procedura sistematica che produce la risposta a un problema. Questa è la definizione di algoritmo in generale. Chiaro è che poi nella accezione specifica che ha il tema rispetto a social media, l'algoritmo di Facebook famigerato, ci si riferisce a una procedura sistematica che essenzialmente decide quali contenuti mostrare sui feed degli utenti. Ok, però algoritmo come parola, come termine in generale, significa una procedura sistematica che ha dei passaggi per risolvere un problema in modo, tra virgolette, automatico. Ok? Questo per darci intanto un primo livello di consapevolezza su che cosa significa algoritmo. Algoritmo e politica, perché si dice, perché questo è il titolo della sessione di oggi pomeriggio. Perché, diciamo, è diffuso nel dibattito degli ultimi anni sulla comunicazione politica, sulla comunicazione digitale, che gli algoritmi governino tutto. Io qua vi mostro invece dei casi in cui in campagne elettorali reali a cui abbiamo lavorato abbiamo utilizzato dei modelli, quindi abbiamo messo in campo delle tecniche di modellizzazione, poi vi spiego in che senso, ma senza utilizzare algoritmi. E nonostante tutto, e qui vado un po' contro, diciamo, il titolo della nostra sessione, di questa manifestazione, nonostante tutto, oggi la gran parte delle cose si fanno ancora senza algoritmi in ogni campo, incluso la comunicazione politica. Questo è un esempio in cui abbiamo utilizzato dei modelli in una campagna elettorale, ma non erano algoritmi, cioè non c'era nulla di automatizzato, come diciamo prima, e sistematico per risolvere un problema, e si riferisce, per darvi un caso molto specifico, alle elezioni comunali di Milano dello scorso anno. Questo che vedete è una cartografia della città di Milano, che mostra, diciamo, a livello di sezione elettorale il risultato del primo turno, tant'è che vedete ci sono puntini di varie tonalità di rosso, nelle zone in cui vinse Sala al primo turno, blu in cui vinse Parisi, e gialle sono le aree in cui il risultato fu essenzialmente di parità nel primo turno. Questa mappa è stata fatta da persone che lavoravano al comitato Sala. Noi lavoravamo, avevamo, diciamo, ugualmente un incarico su quella campagna da parte del comitato di Sala, ed è stato il punto di partenza per costruire un lavoro tra il primo e il secondo turno. Parentesi, voi vi ricordate un po' il contesto delle elezioni comunali di Milano dello scorso anno? Penso di sì, perché sono state abbastanza coperte mediaticamente. Primo turno che arriva quasi in parità, Sala allo 0,9% di vantaggio, quindi un secondo turno che si preannuncia molto combattuto, soprattutto nel momento in cui il centro-sinistra arriva poi a perdere le altre grandi città che erano al voto, Roma, Torino e Napoli, tutte e tre perse. Okay? Quindi situazione molto incerta in cui Sala al primo turno fa un risultato positivo, nel senso che arriva primo, ma meno positivo di quanto si potesse forse sperare. Il lavoro a quel punto diventa capire in che modo ottimizzare la campagna elettorale nelle 2 settimane tra il primo turno e il ballottaggio e consolidare così un margine su Parisi. Mi distraete un po' se fate. Grazie. Cosa sto dicendo? Tra il primo e il secondo turno. Ok. Sulla base anche di questo tipo di lavoro, cioè identificare sezione per sezione elettorale, a Milano sono 1200, qual era stato il risultato del primo turno? Sulla base di questo lavoro, abbiamo messo in campo questa cosa qua. Molto semplice, siamo andati a isolare le scuole, quindi i seggi elettorali della città di Milano, in base a una serie di criteri. Essenzialmente siamo andati a vedere in quali aree della città Sala aveva perso più voti assoluti rispetto a Pisa Pia 5 anni prima. Individuiamo così 40 seggi, 40 plessi scolastici su circa 300 della città di Milano,
che sono questi evidenziati in rosso, che curiosamente stanno tutti fuori dal centro. Non so se avete notato questa dinamica. In centro sala è andato molto bene rispetto a Pisapia. Le perdite sono state soprattutto nella periferia, sì, nelle zone, diciamo, esterne a nord e a sud della città. E si mette in campo un'operazione mirata, su cui poi adesso non è che mi vado a concentrare troppo, che qui è stata ripresa poi da Repubblica in un articolo, di campagna elettorale mirata sul territorio. Cioè, tra il primo e il secondo turno si imposta un'attività specifica che va a colpire le persone che vivevano in quei, diciamo, nel territorio corrispondente a quei 40 seggi elettorali su 300. In quei 40 seggi ci risultano poi dai dati ufficiali recuperati più di 7.000 voti da parte di Sala rispetto al primo turno. Considerate che al primo turno Sala aveva chiuso in vantaggio di appena 5.000 voti. Quindi il lavoro che è stato fatto attraverso un'azione mirata, segmentata sul territorio, ha poi portato dei risultati tangibili. Vi ho condiviso questo racconto dal campo di campagna elettorale del nostro lavoro lo scorso anno, perché è un esempio in cui gli algoritmi non c'entrano nulla, in cui cioè non è stata utilizzata nessuna modalità sistematica automatizzata per risolvere un problema. Noi siamo andati in modo anche molto semplice, per carità, a isolare le sezioni in cui c'era stato questo calo tra Pisapia e Sala, le abbiamo mappate, abbiamo detto facciamo una campagna mirata sul territorio andando a utilizzare gli indirizzari, no, delle persone che afferivano a quelle sezioni elettorali. Questo è stato il nostro lavoro. Quindi l'uso di modelli di questo tipo, l'uso di segmentazione nella comunicazione politica è una cosa antica, che oggi è resa più facile da molti strumenti indubbiamente, ma in cui gli algoritmi ancora non c'entrano nulla, e il 90% delle cose che si fanno in comunicazione politica si fanno senza algoritmi. Questa è una di quelle. Okay? Quindi ci tenevo a partire con questo esempio, che fosse un po' vi spiazza, perché magari siete qua per sentir parlare di algoritmi, giustamente, no? E quindi arrivo alla questione algoritmi partendo da una delle letture più diffuse, direi pervasive e però a mio avviso banalizzanti, delle ultime elezioni americane. Questo è il Guardian, giornale in realtà di grande qualità, secondo me fosse il migliore che c'è in giro, che tuttavia, anche se con un punto interrogativo devo dire apprezzabile, titola "Il fallimento di Facebook. Sono state le fake news e la politica, diciamo, polarizzata a fare eleggere Trump?" La lettura di molti analisti, osservatori, giornali, dopo la vittoria di Trump lo scorso novembre, è stata: Trump ha vinto a causa delle fake news, a causa delle echo chambers, a causa delle bolle informative sui social media. Quante volte sono state dette queste cose, incluso stamattina? Quindi anche qua, non solo non parlo ancora di algoritmi in una sessione che si intitola algoritmi, ma vi dico delle cose che sono diverse da quelle che alcuni relatori molto, molto stimabili, per carità, hanno detto stamattina. Su questo ho una visione abbastanza diversa da loro, no? Stamattina uno dei relatori ha detto, non so se avete colto questo passaggio, Trump e il no al referendum costituzionale hanno vinto grazie ai bot. Questo ha detto il professor Rasetti. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non ho nessun problema a, come dire, portare evidenza a supporto di questo che sto dicendo. Primo, perché il referendum costituzionale è stato vinto dal no con 20 punti di vantaggio, e pensare che i bot su Twitter abbiano un'incidenza pari a 20 punti percentuali significa, diciamo, non intendersi sulla dimensione dei fenomeni. Secondo, perché, come vedremo tra un attimo, in realtà Trump, che ha vinto di così poco che qualunque fenomeno si può dire ha vinto per quello, incluso se pioveva in uno stato c'era il sole, perché ha vinto per 70.000 voti su 320 milioni di abitanti. Ma dicevo, nel caso specifico vedremo che Trump ha vinto, o meglio, ha ottimizzato la sua campagna anche sulla rete, ma non grazie alle fake news, alle echo chambers, ai bot russi, eccetera, che ci sono anche stati, ma con altre tecniche, con altri metodi, molto più tradizionali, paradossalmente. Aggiungo, e questo ci tengo molto perché noi siamo
diciamo, abbiamo un taglio come agenzia che si occupa di comunicazione politica molto sui numeri, molto sui dati, ma siamo convinti, e lo dico in ogni possibile occasione, che in comunicazione politica, in politica si vince perché il messaggio è più forte, non si vince per i bot. Si vince perché il messaggio più forte, Trump aveva un messaggio più forte di Hillary Clinton. Può piacerci o no? Aggiungo questa cosa di cercare di giustificare la sconfitta di chi doveva vincere, Clinton, il Remain referendum sull'Unione Europea in Inghilterra, eccetera. Giustificare ciò con i bot, le fake news, WikiLeaks, i russi, a mio parere ci sposta completamente da ciò su cui ci dovremmo concentrare. So che è una posizione minoritaria, perché a molti, diciamo, piace compiacersi nell'idea che se vince un fenomeno imprevisto e che non ci piace tanto deve essere colpa delle fake news, ma è un punto di vista di cui sono piuttosto convinto. Ora, abbiamo visto questo titolo, no? Molta della narrazione, parentesi, non so se avete notato, ma lo stesso fenomeno quando siamo d'accordo è storytelling, quando non siamo d'accordo è post-verità. Questo è un altro concetto su cui vi invito a riflettere. Ma insomma, questa narrazione del Trump che vince per via di fake news e quant'altro è stato anche alimentato da un dato di fatto, cioè che nella campagna di Trump una società che si chiama Cambridge Analytica ha avuto un ruolo che adesso cerchiamo di capire meglio nella, tra virgolette, modellizzazione della campagna elettorale, cioè nell'identificare dei segmenti molto specifici di elettorato a cui destinare messaggi molto specifici. Quello che vedete qua è uno dei, diciamo, dei capi di Cambridge Analytica, che si chiama Nix. In questa presentazione, peraltro pubblica, trovate il video completo su YouTube, mostra il loro lavoro. Cambridge Analytica è una società inglese, come tra l'altro suggerisce il nome, che però ha anche un pezzo in America, con, diciamo, anche investitori un po' chiacchierati. Uno dei massimi investitori di Cambridge Analytica negli Stati Uniti è un personaggio molto vicino a Trump, e questo ha anche generato un po' di perplessità negli osservatori. Ma sta di fatto che si tratta di una società inglese che si occupa di segmentazione dell'elettorato. Qui, come vedete, porta il caso dei caucus dell'Iowa, cioè le primarie, per così dire, dell'Iowa, che furono le prime a febbraio del 2016, in cui peraltro loro non lavoravano con Trump, lavoravano con Ted Cruz, che era il principale avversario di Trump. E la vittoria di Ted Cruz nei caucus dell'Iowa è stata poi, diciamo, in modo postumo, come spesso succede nel nostro mestiere, attribuita anche al loro lavoro sulla segmentazione dell'elettorato. Questo è un esempio interessante di che cosa dice Cambridge Analytica di aver fatto o di essere in grado di fare in comunicazione politica. Cambridge Analytica sostiene di poter ricavare dalle tracce digitali che ciascuno di noi lascia sulla rete dei profili molto dettagliati. Addirittura dicono di avere 5.000 data points, quindi 5.000 variabili per ciascun elettore americano, poi questo è da dimostrare, ma così dicono. Questo fa sì che possono costruire dei profili, dei segmenti, a cui mostrano contenuti di comunicazione politica leggermente diversi l'uno dall'altro. E qui nella slide c'è un esempio. Sulla destra un certo profilo di elettore a cui viene mostrato un certo messaggio, e sulla sinistra un altro tipo di elettore, di elettrice, alla quale viene mostrato un altro tipo di contenuto. Sullo stesso tema, per carità, non è che in un caso dicono siamo per il controllo delle armi e nell'altro dicono siamo contro il controllo delle armi. Cioè il contenuto di fondo è lo stesso, però la scelta di come presentare il materiale di comunicazione ai diversi segmenti è, secondo quanto dice Cambridge Analytica, deciso, determinato, orientato da questi segmenti psicografici. Attenzione, perché se poi noi andiamo a vedere i responsabili della campagna, diciamo, di Cambridge Analytica, che hanno lavorato alla campagna Trump, hanno negato più volte di aver utilizzato questo metodo nella campagna elettorale americana. Dicono, lo facciamo, lo sappiamo fare, però due volte
diciamo, responsabili diversi dell'agenzia hanno detto che non hanno utilizzato poi questa tecnica specifica nella campagna americana. Non lo sappiamo, non abbiamo modo di verificare, ma così hanno detto, quindi prendiamo atto. Cioè, ci sono migliaia di titoli così, no? Di analisi o articoli che cercano di spiegare questa agenzia un po' nebulosa, un po' dubbia, no? Shady, data firm, addirittura legandola a, diciamo, all'inchiesta su Trump e la Russia, perché ci sono anche lì un po' di questioni che andranno chiarite, no? Ci sono anche voci di rapporti tra Cambridge Analytica e Wikileaks in una certa fase. È tutto da capire. Sta di fatto che adesso cercherò magari di darvi qualche elemento un po' concreto su che cosa effettivamente sappiamo che Cambridge Analytica ha fatto nella campagna elettorale americana, mentre questo è un articolo che vi consiglio comunque, che è uscito qualche giorno fa su Valigia Blu, che spiega in modo abbastanza dettagliato chi è e come utilizza i dati Cambridge Analytica. Ma dicevo, se andate su Wired c'è questo articolo molto interessante lo scorso novembre, quindi una settimana dopo il voto, che si intitola "Ecco come Facebook ha davvero fatto vincere le elezioni a Trump". E la cosa è molto meno romantica, molto meno suggestiva, no, di quello che dicevamo prima, ma a quanto risulta, diciamo, come dati di fatto che possiamo condividere, i fatti sono questi. Estratto dall'articolo di Wired, il team digitale dei repubblicani faceva per ciascun contenuto pubblicitario su Facebook, on any given day, dice, quindi ogni giorno, faceva tra le 40.000 e le 50.000 varianti dello stesso contenuto sponsorizzato. Cioè avevano un tema, avevano un video ad esempio, oppure avevano un contenuto da far passare, non facevano un ad, cioè no, non facevano una inserzione su Facebook, ne facevano da 40 a 50.000, ciascuna con minimi cambiamenti, video con sottotitoli o senza sottotitoli, articolo con questa immagine di anteprima o con quest'altra immagine, il testo così o cos'ha. Questo consentiva di avere un numero enorme di varianti, come vedete, in differenti formati, no? Con sottotitoli e senza, statici o invece video e così via. Pensate che addirittura il giorno del terzo dibattito presidenziale il team digitale dei repubblicani ha mostrato 175.000 variazioni della stessa inserzione. Minime differenze tra l'una e l'altra. Questo è una forma estrema, come dice anche Kobe, che è uno del team digitale dei repubblicani, forma estrema del cosiddetto A-B testing, no? In cui tipicamente se voi inviate una newsletter magari mettete oggetto A, oggetto B, vedete quello che va meglio e sul resto dell'indirizzario inviate quello, no? Questo è stato il tipo di lavoro che ha fatto il team digitale di Trump, secondo quanto sappiamo. Cioè decine di migliaia di variazioni minime degli stessi contenuti per testarle e poi per scegliere quella che funzionava meglio sui singoli settori. Aggiungo un'altra cosa che ha fatto Cambridge Analytica: identificava gli elettori, perché negli Stati Uniti hanno i cosiddetti voter file, che da noi non esistono. I voter file sono i registri elettorali in cui sono indicati tutti i vari nomi degli elettori, con anche se hanno partecipato o meno a un'elezione nel passato, no? Quindi c'è una tabella, referendum costituzionale, hai votato sì o no, primarie democratiche, hai votato sì o no. È chiaro che questo genere di tabella consente a chi fa comunicazione politica in America di avere molti più dati, no? Perché io per ciascuno so se è andato a votare a una primaria democratica o repubblicana, o se magari in passato andava alle primarie democratiche e nell'ultimo anno non c'è andato più, e questo permette, diciamo, di costruire dei modelli, no? Dei profili. Bene, Cambridge Analytica, lavorando su questi file, cosa che fanno tutti, anche i democratici, identificava gli elettori più propensi a essere persuasi da Trump,
quegli elettori, cioè che a loro risultavano indecisi sulla base dei sondaggi, ma che per una serie di valutazioni e di estrapolazioni gli risultavano più propensi a votare Trump. Cioè che se andavano a votare, votavano Trump. Questo ha fatto sì che Cambridge Analytica e i repubblicani abbiano messo insieme una mappa, una heat map, non so se avete presente quelle mappe di calore, diciamo così, in cui il territorio è più scuro, più rosso, più intenso, là dove si concentra, diciamo, un fenomeno. Hanno fatto delle mappe che indicavano a Trump, attenzione, vai qui, fai campagna elettorale qua, perché ci sono più elettori indecisi che se stimolati vanno a votare e votano te. C'è più probabilità di avere quindi una campagna efficace se ti concentri in questi stati. Trump lo ha fatto e poi ha vinto perché, come sapete, ha vinto in quei tre stati, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, tradizionalmente vinti dai repubblicani, in cui a sorpresa, diciamo, invece è riuscito a fare un ribaltone. Okay? Ed erano proprio le aree in cui i modelli di analisi dei dati dicevano: vai, perché lì c'è un pubblico, un elettorato potenziale interessante. Hillary Clinton questo tema l'ha perso, non hanno considerato che quei tre stati potessero essere in bilico, non ha fatto, mi pare, una visita negli ultimi mesi di campagna elettorale, una visita solo in Michigan, il giorno prima delle elezioni, due giorni prima delle elezioni. Trump si è dedicato molto di più a quei territori lì e ha vinto. Altro caso su cui entra il tema algoritmi, comunicazione politica, e anche una questione su cui, poi su questo sarà interessante anche sentire Pierluca, Facebook ha annunciato ieri sera dei cambiamenti grossi, vale a dire i cosiddetti ghost ads, cioè il fatto che le inserzioni pubblicitarie su Facebook di ambito politico fino a oggi sono fantasma, nel senso, se io non rientro nel pubblico che riceve l'inserzione A, ma solo l'inserzione B, io non posso sapere che cosa il partito conservatore inglese dice nell'inserzione A. Io vedo solo l'inserzione B, che è quella destinata a me, perché ho tra i 20 e i 40 anni, vivo in quel collegio, eccetera, eccetera. E ciò è, come dire, questo è uno dei temi più dibattuti anche nelle ultime elezioni inglesi, perché si dice: non sapere quali contenuti un partito sponsorizza su Facebook significa non avere garanzie di trasparenza su che cosa dice quel partito. Facebook ieri ha annunciato, e questo rivoluzionerà il lavoro di chi fa campaigning digitale, ha annunciato che d'ora in poi tutte le pagine, che però ha un impatto minore, diciamo, come ads, tutte le pagine, incluse quelle politiche per cui addirittura richiede più dati ancora, ma tutte le pagine dovranno pubblicare l'elenco di tutte le inserzioni che fanno. Cioè l'utente potrà andare a vedere tutte le inserzioni partite da una pagina, non solo quelle dirette a sé. Questo cambia tanto perché elimina la possibilità di fare quello contro cui si scaglia questo articolo, per verità con toni anche un po' complottisti a tratti, del Guardian di nuovo, e quindi presumibilmente se Facebook implementa questo cambiamento non si potrà più fare una campagna mascherata o fantasma. Ciò che io andrò a pubblicare e a promuovere su Facebook sarà sempre visibile a tutti quelli che vogliono approfondire e scoprire le ads dei partiti. Prima di arrivare al caso Macron, su cui vi dico una cosa molto breve, c'è un assente, no, in questo ragionamento, che è Hillary Clinton e la sua campagna. Nel senso che il dibattito sulle elezioni americane, se ci pensate, è tutto su perché ha vinto Trump e non su perché ha perso Hillary, che fosse invece la domanda più interessante. Il presidente di un'agenzia che si chiama Bully Pulpit, che si chiama Andrew Blicker, agenzia che ha lavorato con Hillary Clinton sul digital marketing, ha detto: la campagna Trump ha lavorato estremamente bene, hanno speso una quota più alta del loro budget sul digitale di quanto non abbiamo fatto noi. La campagna Clinton nell'ultimo mese ha speso 200 milioni di dollari in spot TV, molti in stati
che poi Trump ha stravinto, ma in cui la Clinton era convinta di poter competere, tralasciando invece completamente Michigan, Pennsylvania e Wisconsin che dicevamo sopra. Quindi Clinton ha speso tantissimo in TV, il team Trump ha speso in proporzione di più sul digitale, e meglio. Aggiungo, se io vi chiedessi, ma secondo voi, visto che ha vinto Trump, chi ha speso di più nella campagna elettorale tra Trump e Hillary? Alcuni magari pensano che abbia speso di più Trump, no? Non è così. Né alle primarie, né alle elezioni presidenziali, Trump, pur vincendole, tutte e due, ha speso più degli avversari. Anzi, ha speso sensibilmente meno degli avversari. Anche perché è un personaggio che acquisisce e assorbe una copertura mediatica per il solo fatto di respirare o di twittare, su questo siamo d'accordo, quindi ha più facilità di altri a ottenere, diciamo, free coverage, no? sui media. Tuttavia, è bene saperlo, la campagna Trump ha vinto spendendo meno di quella Clinton, spendendo sensibilmente meno negli spot televisivi. È stata una scelta di priorità. La campagna Trump si è concentrata su un settore specifico, su un elettorato specifico, sapeva che era l'unica possibilità, le è andata anche molto bene, diciamolo, perché c'è stata anche una congiunzione astrale di fenomeni, ha vinto. Fake news, echo chamber, come si chiamano, le bolle e tutto, possono essere stati un fenomeno, ma a mio avviso non sono quello che spiegano quello che è successo. Due appunti conclusivi su Macron, perché è un altro caso interessante di tecnologia applicata alla comunicazione politica, e qui ho anche un video, ma non è che sia così indispensabile, quindi lo salto pure. Si è parlato molto dell'uso dei big data nella campagna di Macron, sempre con questi toni, no, che spesso i mezzi di informazione, facciamo un po' di autocritica, hanno, tale per cui big data, il grande fratello, ti spiano, ti guardano, tutte cose che peraltro... Questo mi incuriosisce anche il parere di Pierluca. Sulla politica, no? Sembra che tu non vada bene se tu fai marketing fatto bene in politica. Invece se lo fanno Google, Coca-Cola, le aziende, diciamo, commerciali, nessuno si pone le stesse preoccupazioni. Esagero. Ma è evidente che la comunicazione politica è messa, diciamo, particolarmente nel mirino, è particolarmente osservata. Macron in Francia ha lavorato con una startup francese che si chiama Liège Müller-Pons, che conosciamo bene, la quale aveva già lavorato con Hollande. Loro ad esempio fanno un lavoro un po' diverso, cioè si occupano di, e qui lo si vede abbastanza bene, di mappare il territorio, come vedete in modo molto dettagliato, questo è Parigi, e tutti quei quadretti sono gruppi di pochi isolati, sono sezioni elettorali credo. Mappano il territorio, associano a ciascun territorio dei valori, degli indicatori in base a quanto è utile fare campagna elettorale in quel posto lì, e poi hanno un tool web e app mobile di gestione dei volontari, per cui tu gestisci i volontari e li invii a fare ad esempio campagna elettorale in quel quadratino blu più scuro, perché lì storicamente ci sono dei dati demografici e politici che lo rendono più fertile, terreno più fertile per Hollande o invece per Mélenchon. Ok, questo è il tipo di lavoro che ricorda un po' invece quello che abbiamo fatto a Milano, per intenderci. Cioè qui non ci sono veri algoritmi, c'è un modello, una segmentazione e uno strumento, diciamo, di visualizzazione interessante, utile, però parlare, diciamo, forzatamente di big data e algoritmi è una cosa che anche in questo caso secondo me c'entra fino a un certo punto. Chiudo con questa interessante fotografia, adesso anche una questione, sono cose serie, quindi non è che dobbiamo per forza prenderci gioco della elettrice così entusiasta di Trump, ma questo è per dire che in fondo parliamo di algoritmi, parliamo di big data, parliamo di feed di Facebook, eccetera, quando questo rischia di essere una scusa per non parlare di politica. Quando questo rischia di essere una scusa per non capire che Trump ha vinto anche per una serie di fattori, ma anche perché ha parlato all'elettorato giusto, nel modo giusto, nelle zone giuste, capendo il sistema elettorale americano, a differenza della Clinton. Quindi Trump non ci piace, va bene, questo non delegittima, diciamo, il lavoro di campagna che è stato fatto, che non è stato fatto
tutto con fake news, algoritmi misteriosi e quant'altro. È stato fatto con una buona dose di politica, di intuito, molto analogico per certi versi, in cui poi la tecnologia ha aiutato, la tecnologia ha canalizzato, ottimizzato, ma questo è il ruolo della tecnologia nella comunicazione politica, ottimizzare gli sforzi, ottimizzare il messaggio. Ma se tu il messaggio non ce l'hai, i bot servono a poco, posto che, ho anche twittato prima, uno dei casi più eclatanti di diffusione delle fake news digitali nella campagna elettorale italiana sul referendum è stato da parte del comitato dei sì, del sì. Se voi andate sul mio account Twitter un'oretta fa, ho twittato lo screenshot in cui la campagna del sì aveva acquistato su Google la keyword Berlusconi referendum e mostrava Berlusconi due punti, voterò sì, laddove Berlusconi, come sappiamo, era schierato per il no. Quindi trovo che ci sia necessità di riportare il dibattito, diciamo, fuori dai nostri convincimenti e dalle nostre posizioni, perché è l'unico modo per capire come algoritmi e politica possono dirci qualcosa sulla comunicazione politica nel 2017. Grazie. Questo non ho una risposta specifica, nel senso che a quanto so non è stato diffuso questo elemento, cioè il numero di variabili che sono state usate, di variazioni che sono state usate per lo stesso messaggio, ma anche per un motivo che dicevi tu stesso, cioè che ci si è concentrati così tanto su quello che ha fatto Trump che la campagna Clinton è stata quasi, diciamo, obliterata, no? Nella memoria di tutti. Sicuramente loro hanno utilizzato A/B testing in modo spinto, questo non lo metto in dubbio. La grossa differenza, a quanto pare, è stata sul budget, nel senso che sul digitale la campagna Clinton ha speso comunque molto meno di quella Trump. Quindi questo può essere una spiegazione. Aggiungo solo un'altra cosa, per, diciamo, cambiare ancora paese. Nel Regno Unito i conservatori, già nel 2015, quindi con la prima campagna, no, anzi no, con l'unica campagna di Cameron, no, la seconda di Cameron, chiedo scusa, quando vinse, ad esempio i conservatori lì avevano fatto un lavoro di questo tipo, non così... come si dice, dettagliato, ma con, mi pare, alcune centinaia di variazioni su ogni messaggio. Quindi in realtà è una cosa che anche in Europa si è iniziato a fare. Rispetto al discorso che hai fatto tu, quello che si stava dicendo stamattina, allora si può ragionare di algoritmi che lavorano per, si fanno lavorare per raggiungere uno scopo, per sostenere una piattaforma, una struttura, che però in caso di cui parlavi tu, anche lì ci sono degli algoritmi, perché la mappatura non è che disegna sul tuo paese singolo, avevi degli algoritmi che aiutavano il lavoro analogico. Sì. No, poi quindi è chiamato in causa nello specifico una nostra cosa, quindi allora, sì e no, nel senso che ormai si definisce tutto algoritmo, perché non lo so, è come fino a qualche anno fa tutto era un blog, adesso tutto è un algoritmo, tutto è big data, non si capisce bene perché. Io spesso partecipo a convegni in cui si parla di big data per ore e non si capisce cosa c'entri con quello che viene detto, quindi... Sono un po' provocatorio oggi, me ne rendo conto. Ma per tornare alla tua domanda, sì, nel senso, effettivamente quando noi andiamo a fare un lavoro tale per cui prendi i seggi di Milano, vedi il delta, la differenza tra Pisapia e Sala, è un mini algoritmo, però è una roba di una semplicità tale che mi sento un po' in colpa, capisci, a chiamarlo algoritmo. È un modello,
è un modello. Algoritmo teoricamente è una roba un po' più complessa con una serie di passaggi ed è per dire quello che, come tutti voi sapete, decide che cosa ci mostra Facebook sulle nostre bacheche, no? È una serie di passaggi, una serie di pesature. Nel nostro caso era molto più lineare. C'è anche probabilmente, quanto sia corretto o meno, è tutto da stabilire, ma nel termine algoritmo c'è anche probabilmente, come dire, sottesa l'idea di qualcosa di oscuro e manipolatorio, no? Mentre in realtà appunto sono dei software che ti aiutano a gestire dei dati. Scusami, mi inserisco solo per questo, perché appunto il potere delle parole, no? Cioè, algoritmo, appunto, uno si immagina decine di persone nascoste, no, in qualche bunker semibuio in Texas. Il 90% delle cose che poi si fanno concretamente è un foglio Excel con delle formule. Mi piace anche riportare un po' le cose poi nel concreto. È vero che purtroppo, soprattutto in Italia, oggi mi faccio molti amici, come avete intuito, soprattutto in Italia... Tanti colleghi, essendo anch'io iscritto all'Ordine dei giornalisti, non sanno cos'è un foglio Excel e quindi chiamano tutto algoritmo, perché sembra però non è così, cioè non è tutto un algoritmo, molto del lavoro che si fa è banalmente saper usare Excel in modo discreto, e forse una delle competenze che mancano ai colleghi italiani è proprio questa, cioè partire da cose semplici, prima dei big data, prima dei convegni sugli algoritmi, partire dalla, diciamo, comprensione degli strumenti di lavoro di base. E quindi questo confermo assolutamente, perché sono reduce dal tour d'Italia per la Digital Academy FIEG Google, dove abbiamo fatto una giornata, diciamo, di sensibilizzazione su tutta una serie di temi, facendo degli incontri sul territorio con gruppi di giornalisti in diverse parti d'Italia. Abbiamo fatto, come dire, pillole, cenni di big data, e la prima domanda è stata: quanti di voi sanno usare Excel? E ogni incontro le mani che si alzavano erano veramente poche rispetto al numero di partecipanti. Ci ho detto, allora, per, come dire, stare sul tema che ci ha appassionato, che stiamo usando come emblema del ragionamento, a prescindere dalle tante cose giuste che hai detto, ovviamente c'è un dato di fatto direi incontrovertibile precedente: la Clinton non aveva un'immagine positiva, a prescindere da Trump. La Clinton aveva già perso contro Obama, cioè la Clinton aveva il vissuto di colei che rappresenta l'establishment, quindi al di là degli A/B testing, del fatto che si chiamasse Trump o Pierluca, probabilmente, no, era già il candidato di partenza, che aveva delle debolezze strutturali in termini di immagine. L'altro aspetto che sembra emergere, al di là, come dire, di tutta la parte paid, quindi degli ads, eccetera, eccetera, è che sicuramente anche sull'organic, io ho pubblicato il giorno dopo le elezioni, due giorni dopo le elezioni, sulla Tamedia Hub i dati di Social Bakers. Social Bakers ha analizzato 40 milioni di interazioni sia su Facebook e su Twitter, e in tutti, aspetta che lo guardo perché ha 90 anni la memoria, è quello che è, in tutti i 6 mesi di campagna, dal maggio all'ottobre, il livello di engagement, quindi le interazioni, quindi la somma di mi piace, condivisioni e commenti, sia per Twitter che per Facebook, sono stati sempre nettamente superiori per Trump rispetto a quanto lo siano state per Obama. Quindi sicuramente ha saputo parlare, come dire, un linguaggio che è stato... un linguaggio che è stato più coinvolgente.
Questo a prescindere, secondo me, dice un'altra cosa che vale per le elezioni in Francia, per le elezioni statunitensi, per i nostri referendum e per altri, come dire, momenti topici politici della storia recente internazionale. Gli exit poll e i sondaggi sbagliano sempre più, no? In realtà anche qui, a proposito, come dire, di analisi politica e di comunicazione politica, se la vogliamo mettere da questo punto di vista, un'area che viene sfruttata molto poco è tutta l'area del social listening, nel senso di fare ascolto in fase, come dire, anche precedente al lancio delle campagne, no? Perché se io lancio una campagna e poi vado a vedere che succede, lo posso fare in maniera più o meno raffinata, correggendo il tiro in corso d'opera, eccetera, eccetera. Però se io invece facessi, come dire, una ricerca di mercato attraverso il monitoraggio, l'ascolto dei social, sicuramente sarei in grado di fare una comunicazione politica più mirata rispetto a quelli che sono gli interessi del mio pubblico, dei miei pubblici di riferimento, no? Cos'altro possiamo dirci? Possiamo dirci che su questo, ahimè, giusto, come dire, per darci anche dei riferimenti metodologici, mentre questo su Twitter è assolutamente possibile al 100%, poi diventa quanto accurato sarà, ossia dipenderà, come dire, da quanto è sofisticato lo strumento che vado a usare, ma su Twitter si può fare, su Facebook questo invece diventa molto più difficile, nel senso che allo stato attuale delle cose, in maniera automatizzata, quando uno deve andare a gestire grosse masse di conversazioni, più riesce ad automatizzare e meglio è, con i tool, anche con, virgolette, i migliori tool disponibili sul mercato, andare a fare social listening su Facebook è possibile praticamente, adesso la brutalizzo, soltanto all'interno delle fan page. Se invece vuoi fare un'analisi delle conversazioni delle persone più in generale, cioè di quello che Pierluca ha scritto sul suo profilo, diventa molto ma molto più difficile. Quindi lì dovresti, però ovviamente diventa a sua volta un lavoro ancora più oneroso, a quel punto dal punto di vista proprio di impiego del tempo che necessita, devi, virgolette, manualmente entrare nelle pagine, entrare nelle conversazioni dei gruppi, estrarre le conversazioni e elaborartele fuori tu, diciamo, usando qualche minimo trucco di programmazione, però facendolo, virgolette, a manina. Noi, per esempio, a livello, chiamiamolo, di test, ne abbiamo fatti un paio come Data Media Hub, uno sul caso Bondimotta, no? Dove anche lì tutti i giornali scrivevano perché la gente, il popolo del web, no, perché poi questi sono i titoli che purtroppo leggiamo il più delle volte, il popolo del web si a difesa della famiglia tradizionale, e tutta una serie di altre sciocchezze, stavo per dire un'altra cosa ma sono riuscito a trattenermi, una volta tanto,
noi in realtà siamo entrati nella pagina, nella fanpage di Motta, ci siamo scaricati, ci siamo portati a casa 5.500 commenti sui tre post e abbiamo visto che ovviamente sì, adesso vado a memoria, sbaglierò, spero di poco, circa il 70% delle conversazioni si concentravano effettivamente sul tenore, sul mood della comunicazione, che però di questo 60% la stragrande maggioranza in realtà era in difesa, cioè diceva guardate ragazzi che non è niente di delittuoso aver fatto una pubblicità di questo tipo, quindi voglio dire tutto questo per dire cosa? Che oggi ci sono degli strumenti più o meno onerosi in termini di livello di investimento, che sia a livello investimento economico o che sia investimento temporale, che poi coincide perché ore uomo, anzi molto spesso sono più onerose, viva Dio, di ore macchina, che però tutta la fase di ascolto e di monitoraggio della rete è una cosa che si può assolutamente fare e che anche in Italia, in particolare per quanto riguarda Facebook, perché rispetto al panorama internazionale in Italia Twitter è veramente una echo chamber di noi addetti ai lavori, ci parliamo fra di noi, quindi se vuoi far sapere le tue cose a un giornalista o a qualcuno usa Twitter, se vuoi parlare alla gente, se usi Twitter non ti sente nessuno e devi farlo su Facebook e quindi di riflesso non può che essere altrettanto per quanto riguarda poi l'analisi e il monitoraggio delle conversazioni a monte e a valle. Su un paio di cose che ha detto Pierluca, allora partiamo da questo quiz, così vi coinvolgo, diciamo direttamente, facciamo un sondaggio in tempo reale. Allora, elezioni americane, ok? Tema sondaggi. Sondaggi nazionali. Hanno sbagliato di più nel 2016, quindi Trump, o avevano sbagliato di più nel 2012 con Obama? Mi alza la mano chi pensa che i sondaggi in America abbiano sbagliato più nel 2016 che nel 2012? Mi alza la mano chi... Ok. Mi alza la mano chi pensa che i sondaggi abbiano sbagliato più nel 2012 che nel 2016? Quindi più con Obama che con Trump, abbiamo un sacco di astenuti. Quindi rappresentate bene il paese, diciamo, reale. E, scherzi a parte, questo è un interessante, diciamo, prisma attraverso cui leggere come vengono raccontati i sondaggi sui media. I sondaggi elettorali americani nazionali nel 2016... quando Trump ha vinto a dispetto delle previsioni, sono stati più precisi che nel 2012, quando Obama vinse secondo le previsioni. Errore medio di circa 2 punti contro 3 punti. Ok? Questo perché? Perché il sistema elettorale americano è complesso, quindi i sondaggi nazionali indicano un trend generale, i sondaggi nazionali dicevano la Clinton è davanti di 3 punti, la Clinton ha vinto il voto popolare nazionale di 2 punti, l'errore, diciamo, o la interpretazione non adeguata è stata sui sondaggi nei singoli stati, quei 3 singoli stati che dicevamo prima hanno determinato l'esito del voto americano. Però se io adesso l'ho chiesto a voi e c'era, diciamo, una alta fetta di astensione, ma se io chiedessi questa cosa in generale, moltissimi penserebbero che i sondaggi l'anno scorso sono stati un disastro, mentre 4 anni prima avevano ben funzionato. Non è stato così. La vittoria di Trump era abbastanza improbabile, anche se gli stessi modelli di previsione ci dicevano improbabile, non è impossibile. Voi sapete che le cose improbabili succedono, perché se no non sarebbero improbabili, sarebbero impossibili. Ricordo quando con Francesco Costa facevamo gli incontri in giro per l'Italia
in vista delle elezioni americane, ricordo che negli ultimi mesi abbiamo iniziato a utilizzare, prima del voto, la metafora del calcio di rigore. Nel senso che nel calcio, qui Pasteri sei un granata, giusto, irriducibile. No, non sei granata? Agnostico, ero convinto fossi granata. Vabbè, ci sei. Ok. Comunque, scherzi a parte, nel calcio sapete quante volte il rigore viene sbagliato? Circa il 30%. Ok? Statisticamente il 30% delle volte un rigore viene sbagliato. Cosa succede? Che quindi è più probabile che un rigore venga segnato, ma c'è una percentuale non trascurabile di possibilità che quel rigore sia sbagliato. Nel caso di Clinton e Trump era lo stesso fenomeno, nel senso era molto più probabile che vincesse la Clinton, aveva circa 2/3 delle probabilità, ma c'era 1/3 di probabilità che, così come i rigori ogni tanto si sbagliano, e noi ci abbiamo rimesso tipo 2 mondiali, no di più anche, europei eccetera, così come si sbagliano i rigori, può succedere che una cosa improbabile accada. Quindi questo sui sondaggi in generale, poi ci sarebbero molte cose da dire, vado per sintesi. I sondaggi non sono sostituibili, e qui non faccio solo l'interesse della categoria, diciamo, professionale, che sarebbe lecito ma discutibile. Lo dico perché effettivamente non sono sostituibili, perché quando io ho bisogno di fare un sondaggio in cui, ad esempio, testo le priorità tematiche o chiedo il livello di accordo delle persone rispetto a dei temi, è una cosa che con la sentiment analysis o con il listening posso fare fino a un certo punto. Cioè il sondaggio ha una possibilità di personalizzazione della domanda che è più elevata e rimarrà più elevata, soprattutto se pensiamo che in politica il sondaggio che ti dice PD 27, 5 Stelle 26, Forza Italia 15, è quello che poi va sui giornali, ma non è quello che serve a chi fa una campagna elettorale. L'80% delle ricerche politiche non vengono pubblicate, perché hanno una finalità strategica, e non riguardano l'intenzione di voto, riguardano capire i segmenti, capire la probabilità di andare a votare, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa qui non la sostituiamo, no, con il listening, che peraltro ha anche difficoltà a cogliere le sfumature di linguaggio. Questo è un tema che, su cui si potrebbe dire molto, cioè l'ironia è difficile da decodificare, no, in automatico, e Twitter, diciamo, è il luogo in cui l'ironia ha una certa rilevanza. Ancora, se noi vogliamo un sondaggio, cioè se noi interessa un settore molto specifico di popolazione da sondare per fini strategici, faccio un esempio, abbiamo lavorato in Campania 2 anni fa, elezioni regionali, segmento casalinghe. Quel segmento lì, le casalinghe campane, non è semplicissimo trovarle su Twitter e estrapolare da lì un ascolto. Quindi sono dell'idea che i sondaggi comunque non siano sostituibili finché qualcuno non trova un altro sistema che funziona meglio. In quel caso sono disposto a ricredermi. E da ultimo, sul popolo del web e come poi, diciamo, in termini aneddotici, il tweet diventa rappresentativo di ciò che pensa il popolo. Beh, è molto peggio questo tipo di lettura rispetto a sbagliare un sondaggio, eh? Cioè, se un sondaggio sbaglia di 3 punti, come è successo, noi siamo qui, i sondaggi fai. Abbiamo degli interi filoni giornalistici, sospetto anche delle intere carriere giornalistiche, basate su articoli con gallery di 5 tweet che dicono il popolo del web, il popolo di Twitter sostiene che. Cioè, ditemi voi se veramente questo è quello verso cui vogliamo andare, eh? Direi sondaggio a questo punto. Allora, non posso che essere d'accordo con quello che stai dicendo, nel senso che è assolutamente tutte le limitazioni che hai fatto presente, e ancor più se possibile l'ultima rispetto in generale a Twitter, come già dicevo io, e poi ovviamente a pescarne 5 è come andare a intervistare 5 in mezzo alla strada e farli diventare l'opinione pubblica, perché poi c'è anche di quello, come sappiamo, ma è un altro discorso ancora. A parità di rappresentatività del campione, secondo me è più attendibile, adesso lo raggruppiamo sotto quest'unica denominazione per semplicità, il social listening, nel senso che, come sai sicuramente meglio di me, come sappiamo,
quando le persone sanno di essere osservate, quindi se gli faccio delle domande in una ricerca di mercato, in qualunque ricerca di mercato, io ho lavorato nel marketing in azienda per 20 anni della mia vita e di ricerche di mercato dalla, adesso dico la prima che mi viene in mente, repeat buying, trial intention, dove andavamo a misurare le intenzioni di acquisto di un prodotto che andavamo a lanciare sul mercato prima di lanciarlo, fra quello che emergeva dal test, dalla ricerca e quelle che poi erano le vendite effettive del prodotto, ci sono passate le carriere di tanti product manager e viceversa, no? Quindi c'è un famoso studio pionieristico della sociologia dell'inizio degli anni dell'Ottocento, della cosiddetta rivoluzione industriale, dove appunto in una fabbrica tessile in Inghilterra, dove erano impiegate tutte operaie donne, il padrone, uno dei primi padroni illuminati che iniziavano a emergere, no, chiamò questo sociologo a studiare le operaie per capire come migliorare l'ambiente di lavoro e quindi poi la produttività, e la produttività schizzò automaticamente alle stelle, ma la produttività schizzò alle stelle non perché queste avessero paura di essere controllate, perché di fatto già lo erano prima che arrivasse il sociologo in fabbrica, ma al contrario, perché la presenza del sociologo, no, le stimolava, perché finalmente si sentivano nobilitate, sentivano di avere una nuova dignità, maggiore importanza. Quindi voglio dire, da sempre l'essere umano che sa, no, io non mi metto le dita nel naso davanti a tutti, adesso se vogliamo buttarla a ridere in una battuta. Quindi il limite della ricerca di mercato, di qualunque ricerca di mercato, è quello, mentre invece il vantaggio del social listening è che appunto le persone nella stragrande maggioranza dei casi per contro non si rendono invece conto che di fatto possono essere assolutamente osservate. Questo lo vediamo anche, ahimè, in chiave assolutamente negativa, quando la gente scrive delle robe che sono come minimo da denuncia penale, con il nome e il cognome, e e lì non è questione di anonimato, è questione proprio di assenza di consapevolezza da parte delle persone. Io non so quanto tempo abbiamo ancora prima che gli altri. Allora, abbiamo, rispetto a quello che ci stiamo dicendo, qualche curiosità che è emersa, qualcosa che siete venuti qui pensando che avremmo detto e non abbiamo detto, e non diremo mai, ma fa lo stesso. No, a parte gli scherzi. Siete venuti qui ad ascoltare questa cosa perché? Pensando di, come dire, di sentire che cosa? A parte la mia bellissima R-Motion. No, tra l'altro poi l'obiettivo era anche dire, l'obiettivo era anche dirvi delle cose che magari vi aspettavate meno, no, di trovare, quindi almeno io ho avuto quel taglio lì. Però non lo so, ad esempio, forse un tema interessante può essere, proprio quelle aspettative, cioè come il modo in cui questi temi solitamente vengono trattati nel racconto giornalistico e mediatico si scontrano poi con una lettura che può essere diversa, tipo quella che abbiamo cercato di darvi. Non so se su questo avete, è una cosa che avete notato, oppure bene o male abbiamo detto cose che vi sembrano in linea con quello che avete sentito fin qua, sentendo parlare di questi temi. Non so neanche se sono questioni che a voi interessano in particolare, oppure, non lo so, l'aula era più comoda rispetto a quella degli altri workshop, e quindi una ragione più logistica. Aiutateci un po' in questi minuti finali a capire
a capire cosa vi aspettavate, esatto. Commento sul fatto che ritornando all'analisi che è stata fatta anche sull'utilizzo dei social media, dell'internet, delle campagne elettorali e quant'altro, il fatto che comunque ci sono questi nuovi, tra virgolette, nuovi attori all'interno delle campagne elettorali comunque che influenzano le scelte politiche delle persone, che in qualche modo adesso stanno, diciamo, sono entrati dentro questo sistema anche volontariamente, come social network, Google o queste aziende, e fino a qualche tempo fa non c'era comunque un atteggiamento da parte delle aziende del tipo cerchiamo di non interessare comunque. Rispetto a quello che succede all'interno dei loro sistemi. Prima succedeva, come c'era prima, il fatto che non fosse, che non si considerasse una testata giornalistica o comunque un produttore di contenuti, invece adesso vediamo che c'è il cambiamento di questa cosa, quindi ci sono, c'è un sistema che viene introdotto, un sistema di controllo, algoritmi che sono stati fatti. Risponderai sicuramente meglio tu. Allora, come giustamente ci dicevamo prima, nel confronto rispetto a metodo di indagine e ricerche versus social listening, sappiamo che fra i tanti pregi del nostro paese siamo una nazione dove la penetrazione e l'utilizzo di internet è fra le più basse d'Europa, no? Quindi ovviamente la comunicazione politica non può esimersi a prescindere, no, dal utilizzare altri mezzi. Probabilmente, per non dire sicuramente, negli ultimi 2 anni c'è stata un'accelerazione sulla rete e in particolare sui social di comunicazione politica, mentre prima, tranne rarissimi casi, veniva considerato una roba che al massimo veniva fatta per dire ma sì, abbiamo fatto anche, ho aperto anche l'account Twitter, no? Dove poi molto spesso, no, aprivano gli account Twitter piuttosto che la pagina Facebook e il giorno dopo le elezioni smettevano completamente di comunicare e di fatto chiudevano nuovamente i canali social. Oggi questo, diciamo, a un certo livello non esiste più. C'è, secondo me, ancora complessivamente, poi in tutte le generalizzazioni ovviamente non è così in assoluto, c'è un livello di dilettantismo abbastanza pesante. Il livello di dilettantismo dovuto dal fatto che
Molto spesso chi si occupa di comunicazione politica lo fa non perché è capace di fare comunicazione politica, ma per altri tipi di meriti, qualunque e qualunque essi siano, no? Quindi Pierluca non viene, adesso lo invento a ruota libera, non viene messo a fare la comunicazione dei social del PD perché è capace di lavorare sui social, ma perché è amico della zia di Renzi, no? L'ho inventata al momento, giusto? Un caso molto fantasioso. No, quindi c'è di questo sicuramente. Altrettanto è indubbio che comunque i social nel nostro paese, per quanto riguarda la comunicazione politica, restino ancora ad oggi un mezzo di supporto. No? La comunicazione politica poi si fa in realtà in televisione e su una fetta di pubblico che in termini quantitativi è sempre meno rilevante, ma che in termini qualitativi continua a pesare sulla carta stampata, che poi è il motivo per il quale tengono in vita quella roba che vengono chiamati giornali, no? Perché alla fine continuano ad avere un peso. No, dicevi nuovi attori nelle campagne, no? Quindi così, le grandi player della tecnologia. Ma da un lato è una questione anche commerciale, cioè non dimentichiamo che negli Stati Uniti in una campagna presidenziale l'investimento in marketing digitale, in inserzioni digitali conta parecchie decine di milioni di dollari da parte delle campagne presidenziali, ok? Quindi è un fenomeno che non possono ignorare le società che di questo vivono. Sicuramente mi viene da dire in Italia, in cui il mercato è molto più piccolo ed è molto più povero, probabilmente è minore il ruolo delle grandi società tecnologiche rispetto alla politica. Anche se poi noi collaboriamo spesso con queste realtà e anche in Italia stanno cercando, diciamo, modalità con cui essere più presenti, ecco, negli strumenti di comunicazione politica. C'è poi una questione collaterale, tu dicevi anche responsabilizzazione, quindi ruolo di verifica, di validazione, no? Spesso si invoca anche... si invocano algoritmi per l'appunto per stanare le fake news, per dirne una, no? Questo mi preoccupa un po', devo dire. Lo stesso concetto di fact checking, io ho l'impressione che stia andando in una direzione un po' discutibile, e quindi applicare poi un filtro basato comunque sull'interpretazione, perché diciamocelo, più delle volte il fact checking è interpretazione dei dati, non è difficile che il politico dica ci sono 183.000 disoccupati nella regione X e invece siano 42.000, ok? Molto raramente il fact checking è così netto, molto più spesso è un po' più vago nei contorni, e quindi ho l'impressione che delegare a un algoritmo la validazione dei contenuti che hanno una sensibilità o un impatto politico sia abbastanza rischioso. Questo è il mio punto di vista. Chissà se c'è qualche altra domanda, non lo so. Diteci. Lo scettro. Da una decina di minuti, no? Sì. Stanno twittando tutti. Faccio un altro sondaggio, dai. Questa tecnica che uso quando ci sono situazioni di sospensione di questo tipo. Allora, mi alza la mano chi di voi è su Facebook, credo quasi tutti. Chi di voi è su Facebook, mi alza la mano? Ok, quindi c'è, va bene. Chi di voi è su Twitter? Instagram? Ok, non ci sono tantissime variazioni. Chi di voi però, che è su Facebook, quindi quasi tutti, segue frequentemente pagine politiche? Mi alza la mano? Cioè, non lo so, ogni giorno, bene o male, vede dei contenuti politici da parte di leader o...
Molti meno, cioè anche in questo sottocampione qua, cioè di persone nel mondo dell'informazione interessate all'algoritmo politica, comunque la popolazione di chi segue la comunicazione politica e l'informazione politica su Facebook non coincide con la popolazione generale di Facebook, e questo è ok. Tu dici che su Twitter è molto più alta la percentuale di chi segue. La piattaforma è più utilizzata in certi sensi. Sì, fra appunto, come dice Pierluca, fra gli addetti ai lavori, sicuramente è così. Sicuramente è così. No, però è interessante che quando si parla della penetrazione di Facebook sulla popolazione italiana, ad esempio, si citano dati, poi ci sono diverse metriche che Pierluca conosce sicuramente molto meglio di me, utenti, oppure quanti utilizzano per informarsi, che già è solo una parte, e così via. Però spesso, secondo me, non si fa abbastanza attenzione al fatto che quella pervasività, quei numeri enormi che ha Facebook, poi non coincidono con il numero di persone che sono esposte in modo regolare ai contenuti politici e ai messaggi politici. Solo una parte delle persone in realtà ha quel tipo di interessi e quindi finisce per essere, come dicevo, esposta. E questa è una cosa su cui riflettere, a mio parere. Posto che c'era un'indagine di Demos, mi pare, di qualche tempo fa, forse era lo scorso dicembre, perché loro fanno sempre un report, lo sto recuperando, un report a fine anno, eccolo qua. Allora, ad esempio, Demos, l'istituto di sondaggi, dice che è un sondaggio di fine 2016, la percentuale del campione di popolazione italiana che dice di partecipare a discussioni politiche via internet, che però include siti, blog, gruppi, Facebook, Twitter, quindi tutto, è intorno al 20%, che sono comunque tante persone, però siamo al 20%, laddove Facebook ha una penetrazione molto più elevata. Quindi questo ci tenevo a sottolinearlo, perché spesso lo si perde un po' nel ragionamento. Ma allora, sulla parte politica sarà in grado ancora una volta di rispondere sicuramente molto più precisamente, molto meglio Lorenzo. Io ho smesso di fare politica quando avevo i capelli, i tempi delle guerre puniche, ho le mie idee ovviamente, ma mi disinteresso alla cosa nel complesso. Ci ho detto, per quanto riguarda le aziende, assolutamente sì, cioè per l'impresa, ovviamente. Parliamo, se ne parla tantissimo, no? È sicuramente un tema di grande attualità, come spesso avviene, fra quanto se ne parla e quanto poi effettivamente viene fatto c'è, come dire, una distanza ancora significativa. Non ho dati precisi al riguardo, però a naso, dal mio personalissimo osservatorio, direi che ci saranno da 200 a 500 aziende del nostro paese che già lo stanno facendo, che ce ne potranno essere forse da altre 1000 a 1500 che stanno pensando seriamente a se farlo e come farlo, perché forse non hanno neanche ancora capito bene come sia possibile realizzarlo, e poi tutto il resto delle imprese, dei brand che invece non hanno la più pallida, ma questo vale anche per la comunicazione, diciamo, in uscita sui social, dove se uno va a vedere rispetto ai brand che sono presenti sui social, poi quelli che fanno una comunicazione degna di questo nome sono, ahimè, una sparuta minoranza.
In politica che succede? Ma in politica, qualche cosa è stato fatto. Ad esempio nel 2013 elezioni politiche, Scelta Civica, non so se ricordate, insomma, è esistita anche Scelta Civica in un certo periodo della vita di questo paese. E, ad esempio, ricordo che commissionò uno studio a Voices from the Blogs, che è questo collettivo legato, mi pare, all'Università di Milano, forse, o sono docenti di Milano, sul sentiment, credo. Poi non so come questo sia andata a finire, ecco, questa sperimentazione, ma mi pare che sia stato fatto. Aggiungo una cosa, cioè in politica e anche nel settore commerciale in realtà già sono state introdotte delle innovazioni anche prima di arrivare poi al tema social media listening. Per dire, oggi quando facciamo un sondaggio telefonico, dipende, ma se possibile il 25-30% del campione lo intervistiamo al cellulare, perché la quota di persone che hanno un telefono fisso sta scendendo drammaticamente. Probabilmente se chiedessi qui dentro quanti hanno un telefono fisso, avrei già delle difficoltà, no, a fare un sondaggio completo. Le indagini anche via web tradizionali, quindi questionari via web somministrati via mail o via panel, sono un'altra cosa che si fa già da alcuni anni. Le ricerche qualitative, che quindi non sono propriamente sondaggi, sono altre tecniche, ma comunque già si usano da tanti anni e sono comunque un complemento rispetto ai sondaggi. Il mio punto di vista è che prima di interrogarsi sui metodi e sugli strumenti, sicuramente innovazioni vanno sempre cercate, dobbiamo metterci d'accordo su che cosa aspettarci da questi strumenti. Cioè, secondo me dobbiamo accettare che in ambito sociopolitico i sondaggi avranno sempre un margine di incertezza per mille dinamiche. Non possiamo aspettarci che adesso un sondaggio ci dica cosa succederà tra 6 mesi, nel momento in cui molte persone decidono cosa votare l'ultima settimana e circa 1 su 10, dato, diciamo, abbastanza confermato in tutti gli studi, 1 persona su 10 decide cosa votare il giorno delle elezioni in Italia, quindi difficile capire mesi prima come andrà a finire un'elezione. I sondaggi non sono previsioni ma misurazioni. Insomma, per tutti questi motivi io credo che anche come ruolo dei giornalisti, di chi fa informazione, visto che siamo partiti dagli algoritmi e concludo diciamo il circolo tornando sugli algoritmi, non facciamo fare i sondaggi alla fine degli algoritmi o viceversa, cioè non trattiamo i fenomeni o questi strumenti come qualcosa che non sono. I sondaggi non sono strumenti di predizione ma sono strumenti di misurazione. Gli algoritmi non sono necessariamente, come si diceva prima, gruppi di scienziati nascosti in bunker che elaborano metodi per vincere le elezioni in modi misteriosi, ma sono più semplicemente dei metodi automatizzati per risolvere dei problemi o delle, diciamo, domande in termini informatici. Quindi questo è il richiamo che farei e che attiene anche molto alla responsabilità di chi fa informazione, cioè informare in modo corretto su cosa aspettarsi da ogni strumento. Altro? Va bene, grazie, alla prossima.